Batta oggi giornata di collezioni? Sì, giornata di collezioni perché il video precedente gli è piaciuto tantissimo ai ragazzi e quindi reagiamo ad altre collezioni dei nostri fan. Ma prima, sigla! Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone! Bentornati su YouTube, nuovo video reaction alle vostre collezioni, come già preannunciato nella intro, perché il primo video, che se non l'avete visto andatelo a vedere qui in alto nelle schede, lo trovate, vi è piaciuto veramente tanto, ce lo aspettavamo. Sì, ce lo aspettavamo che vi piacesse e proprio per questo la serie continua e questa è la parte 2. Speriamo poi ci possa essere una parte 3, 4. In realtà vediamo, vi preannuncio già che la parte 3 ci sarà, anche perché le collezioni che ci avete mandato sono tantissime. Ah, erano troppe. Sì. Ad alcuni abbiamo fatto fatica anche a rispondere, magari vi abbiamo visto, vi abbiamo tenuto per il prossimo episodio. Ve lo dico già, non vi abbiamo risposto, ma le vostre collezioni alcune le abbiamo inserite qui. Cioè, coloro che ci hanno inviato le collezioni hanno difficilmente ricevuto una risposta, perché io le ho dovute guardare, selezionare tutte e quindi vi preannuncio già appunto che ce ne saranno altre in arrivo nei prossimi video, anche perché in un video facciamo fatica a reagire a 20.000 collezioni. Cercheremo di andare più veloce rispetto alla scorsa volta, però sono comunque 6-7 collezioni da vedere. Iniziamo. Andiamo avanti così non perdiamo tempo e ne mettiamo più possibile. Fermi tutti, fermi un attimo, ho un annuncio importantissimo da fare. Venerdì 17 maggio ufficialmente usciranno le nostre magliette, quindi la versione bianca e la versione nera le potrete trovare ufficialmente a partire dalle 5 del pomeriggio sul nostro sito ufficiale. Mi raccomando, fate un salto per acquistare la vostra magliettina se siete dei veri fan e niente, io vi continuo a ringraziare tantissimo e vi auguro buona visione per la continuazione di questo video. Ciao ciao! Francesco, non saranno in ordine di quella più bella, quella meno bella, le facciamo vedere così. Francesco Picco, fammi vedere bene, perché Francesco Picco ci scrive anche: questa è la mia collection, fatemi sapere cosa ne pensate, grandi raga, siete bravissimi, è sempre bello condividere una passione con qualcuno. Grazie Francesco. Vediamo la tua collection, che è una piccola collection anche con modelli, diciamo, non hype, se vogliamo, non particolarmente visti e richiesti, però ci sono anche qualcosina di interessante, tipo vediamo già delle Jordan 4, vediamo delle Jordan 1, delle Jordan 4. Tienilo qui in qua, che non vedo niente, mi sto spezzando il collo. Ma dai, mamma tienilo mia. Qui. Ma tienilo te, così okay, non... Lo tengo io. Concentriamoci su quelle più carine, più belle, più... che secondo me sono la Red Cement, la Jordan 4 è chiaramente forse il pezzo più, più alto della collection, una Jordan 5 in collaborazione con DJ Khaled, la Jordan 5 molti le snobbano, ma in realtà sono una gran bella scarpa, Jordan 1 invece prototype, quella grigia con il retro blu, carino, e una Jordan 1 mid, una Dunk High azzurra, due Dunk High, una gialla e una azzurra, e poi tutto il resto sono più scarpe tecniche. E una Nike Benassi. Una Benassi, una ciabattina. Secondo me... Voto? Voto è un bel 6, 6 e mezzo, 7. 6 e mezzo, 6 e mezzo, 7, sì. Andiamo avanti? Edoardo Messina. Edoardo ci scrive anche: ciao Bat, mi chiamo Edoardo, sono un ragazzo di 13 anni di Genova. Apprezzo molto il vostro lavoro e i contenuti che portate su YouTube. Volevo mandarti la mia piccola collezione, avendo appena visto la parte 1 della reaction alle collezioni dei fan. La telecamera del telefono non è una delle migliori, non ti preoccupare, Edoardo. Edoardo ha una piccolissima collezione. Ci sono due scarpe principali molto importanti, che sono la Jordan 4 Thunder Yellow e la Dunk SB Albino e Preto. Beh, anche la box logo bianca. Ah, non l'avevo visto. C'è anche una felpa box logo bianca. Dell'ultimo anno. Per variare anche l'abbigliamento rispetto alle scarpe, perché noi qui guardiamo le scarpe, ma raga, ricordatevi che vendiamo tanto abbigliamento e a noi stessi ci piace indossare tanto abbigliamento. Come avete visto il video precedente della scorsa settimana, dove abbiamo fatto vedere le box logo di Supreme, per variare anche la tipologia
tipologia di contenuti riguardo alle sneaker. Vediamo anche un bel libro. Infatti stavo ingrandendo sul libro. La cultura è importante, quindi ci sta. Studiate. Breve collection, ci sono anche delle off-white basse. Non sono troppo afferrato sul modello di penso queste... Penso siano Kurt, penso si chiamino, vabbè. Non sono afferrato sul modello di off-white. Anche questa è una Dunk High, penso SB. Sì, sembra una Dunk High. La linguetta un po' spugnosa. Voto? Voto? Un 6 anche qui. Piccola, però... Ragazzi, Edoardo ha 13 anni, ci sta che comunque non sia una collection da 20.000 euro, 30 miliardi di scarpe, ma ci sta comunque nel suo piccolo e sicuramente crescerà come cresce Edoardo. Do un 6 più per il libro e lo studio. Esatto, esatto, esatto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Francesco Tripodi. Questa è una gran bella collection, sembra... completa, un po' di tutto. Ci siamo qua. Non diciamo tutti i modelli, no, perché ce ne sono tanti. Nella scorsa puntata analizzavamo bene tutto. C'è grande varietà di tutti i tipi, sì. Dalla Converse, la Vans, la Blazer, sì. Jordan 2 vedo, sembra Jordan 2 questa, no. Diverse Air Force, sì. Secondo me è più una New Balance forse. No, ma che è? Ma questa non è una New Balance. Vabbè, non si riesce a vedere. Non si capisce bene. Jordan 1 Low, Jordan 1 High, Jordan 3, Jordan 4. C'è un po' di tutto. Questa è un Airship, sembra una Airship, no, una Dunk High, no, una Dunk High. Ci sono, vabbè, Lost and Found, Jordan 3 Reimagined e Jordan 4 Bred, secondo me sono le sue ciliegine. Ecco. A me piace molto anche la Low Neutral Grey. La Jordan 1 Low Neutral Grey, anche quella, secondo me, come Jordan 1 Low è molto molto valida. Beh, io do un 7,5. Anche io 7,5. Quantità, da tutti i giorni ci sono delle buone scarpe e c'è anche qualche chicca da mettere in occasione. Ci sta. Avanti? Andiamo avanti. Il Savorelli. Questa, allora, me l'aveva scritto, mi sa, no? Non ho salvato il messaggio, ma il Savorelli probabilmente mi aveva anche scritto che era una collezione un po' maranzina e si vede un po' comunque la tendenza maranzina. Potremmo fare una reaction perché ci avete mandato, ripeto, una quantità industriale di collezioni. Molte collezioni erano un po' maranzine. Questa è... Sì, adesso la analizziamo bene. Okay. Quindi, se vi piace come format, potremmo portare una reaction delle collezioni maranzine dei nostri fan. Adesso. Ah, e faccio un'altra premessa, raga, non inviateci collezioni fake, perché si vede, abbiamo ricevuto collezioni false, cioè si vede che sono false, che non sono le vostre collezioni, ma avete preso una foto da internet, quindi, cioè... Evitate, dai. Evitate, perché tanto non vi mettiamo nei video. Apprezziamo di più le foto casalinghe. Apprezziamo di più le foto con due scarpe che magari, come avete visto, mettiamo perché abbiamo messo la collezione prima di Edoardo che ci ha scritto un bel messaggio e aveva quattro scarpe, ma un bel, gran bel messaggio. Ho apprezzato il messaggio, sinceramente, e l'ho voluto mettere. Andiamo avanti. Andiamo. Perché qui vedo delle TN. Qui vedo anche io delle TN. E questo è un problema. È un problema, Savorelli. Savorelli, è un problema. Più di una ne vedo. Allora. Comunque, oltre le TN, c'è anche qualcosa di carino, come la Jordan 4 SB. La Red Thunder. La Red Thunder non mi sembra troppo originale. Non mi ispira fiducia e nemmeno questa. Questa è una collezione maranzina e fake. Questa Jordan 11 dopo, cool grey. Il motivo per cui non facciamo i legit check tramite telefono è anche questo, perché non è sempre semplice capire dalle foto se siano originali o meno. Allora, la Jordan 4 Red Thunder diciamo che non lascia molti dubbi, cioè si nota bene, a meno che non abbia preso un pennarello rosso indelebile e si sia messo a colorare il Jumpman sul tallone della Jordan 4 Red Thunder, quel Jumpman nell'originale è bianco. Quindi molto probabilmente la Red Thunder è fake. Mi dà sospetti molto anche questa scarpa... Gialla, la Jordan 1 gialla. Sì, c'ha uno swoosh tendente al Dior, che non so che cosa sia. La Jordan 4 Black Cat non ha segni particolarmente esagerati di fake, ma è impossibile capirlo da questa foto. A vista la Red Thunder fake... Ci potrebbe essere, visto il precedente penale... Ci potrebbe essere un dubbio. La Jordan 4 SB anch'essa difficile capirlo da una foto del genere se può essere fake o no. Sembra, diamo un voto, dai, diamo un voto. Non supera la sufficienza. Potrebbe essere la prima collezione che non supera la sufficienza. Cioè, in questo caso TN
più fake. Scarpa fake è un 5. Ah, ci tocca dare l'insufficienza. Ah, Savorelli, questo è un 5, ma facciamo una parentesi, cerchiamo di evitare il fake. La TN, ragazzi, no, mi piace. Non è, io non avrei dato scarpa. 5 per la TN. Esatto, la anche io. Io ho dato ferito. 5 per la Jordan 4 Red Thunder fake, che si vede che è fake. Quindi, cioè, le TN sono originali, spero, perché ci sono anche le TN fake. Spero per lui che siano originali, però non ci piacciono. Quindi... andiamo oltre. È una collezione di quantità, ma non di qualità. Giulio, al contrario, è una gran bella collezione e ci sono sicuramente 3 bombe assolute e poi ci sono 2/3 scarpe da tutti i giorni. La scarpa da tutti i giorni, vabbè, l'Air Force One, classica. Una Jordan 1 Bordeaux, anch'essa secondo me un po' da tutti i giorni. Quella ne parliamo alla fine, Teniamo una parentesi per quella. E poi tre ultra parliamo bombe. Delle 3 bombe. 2 le abbiamo viste anche negli scorsi video. Cioè, una è clamorosa. E una invece non l'abbiamo vista nello scorso video. C'è una Energy di Off-White con doppio laccetto colorato, sgargiante. Jordan 1 in collaborazione con Off-White, che ricordiamo esistono rosse, bianche, come in questo caso, e azzurre. Tra parentesi, venerdì ci sarà un bel video unboxing, forse riguardo una Jordan 1 Pro Fight. In questa collection, qual è quella che ti piace di più? Non lo so. Dai, che sono dura 3 ore! 1 hour later. Basta, analizziamo, basta. Analizziamo. No, non analizziamo neanche. Analizziamo quella che c'è in alto sopra la Jordan 4 Pro Fight. Questa, raga, è una scarpa che non... cioè, è una scarpa che praticamente si indossa senza allacciarla, tu te la, cioè, te la cavi e te la metti e lei si piega, è un azzardo. Possiamo dire che Giulio ha azzardato tra molto. Tra l'altro Giulio l'ha anche indossata, perché si vede che comunque è un po' sporca, quindi... un po' sporca, questo c'è andato veramente in... Perché si vede che sarà comoda. Io questo non lo metto in dubbio. Ah, voto della collection. Per me è un bell'otto. 8 più perché ci sono 3 bombe, ci sono 2 scarpe da tutti i giorni, c'è un'altra scarpa da tutti i giorni che non ci piace tanto, e sono 6 scarpe che secondo me ci... Forse c'è un po' poco colore, nel senso è vero. Potresti magari azzardare con un colore un po' più acceso. Qualcosina, magari un azzurro, un rosso, per cambiare. Cioè sono tutte molto sui toni del bianco, a parte quella Bordeaux, però... ci sta. Vamos! Questa è la collezione di Diego. L'avevo riconosciuta. Qui... ma c'è sta zebra, poveretta, è andata in guerra. Perché sta allora, fatto la guerra in Ucraina. Diego ha una collezione composta da molte Easy che non abbiamo visto praticamente né nello scorso video né in questo video. Questa beluga è mangiata. Sì, sono molto usate. Si vede che le usa. Giustamente sono scarpe, le usa. E vediamo sicuramente delle zebra non in grandissime condizioni, un'altra beluga 2.0, anche quella molto usatina. Andiamo. Io direi di fare così, tantissimo Adidas, quindi con Adidas. Tanti modelli diversi, cioè, dalla 350 alla 700, e sia le Static che le Wave Runner. Ci sono anche quelle in collaborazione con Bad Bunny. Adidas Campus in collaborazione con Bad Bunny. Tante cose particolari, direi di soffermarci sui pezzi un po' più particolari. Sì, Dunk per Off-White, ce ne sono 2. Dunk per Off-White. Una la University Red, che è quella della prima uscita, OG. E poi c'è quella della Lot, dovrebbe essere la Lot 32. Anche secondo me la Lot 32. Lot 32, che è appunto il pack della collezione The Dear Summer, che avevamo già fatto vedere, ne avevamo già parlato in uno scorso video, lo metto qua sempre nelle schede. Poi direi sempre di Off-White di annotare una Zoom Fly, che si vede veramente di rado, colorazione Zoom Fly nera. Off-White della The Ten, colorazione nera della The Ten. Quella è uscita in 3 colori, sempre trasparente OG, nera e rosa. Pink fucsia, sì. Molto strong. E poi scarpe da tutti i giorni, New Balance. Scarpe da tutti i giorni, c'è anche una Jordan 1 Mocha, Dark, sì. Mocha. Importante. Poi scarpe da tutti i giorni, ci sono le New Balance 2002R, una Golden e una Vans. Una scarpa che non ho io in collezione, che mi piace invece questo, molto, la Wave Runner. Sapevo io. La Wave Runner io non ce l'ho, ce l'ha la mia ragazza, ma a me piace molto. Non l'ho mai presa, non sai so. Sai cosa potremmo dire? Quale scarpa ti prenderesti di queste? La Wave Runner. Quindi se ne rubi una, rubi la Wave Runner. La Wave Runner. Io... la Dunk Pro Fighter.
Lo sapevo, lot 32, termina lot 32. Prendo la lot 32, andiamo avanti. Bella collezione, voto 8,5. 8,5 anche per me. Ah, 8,5 per le scarpe, sì. Non per come sono sì, trattate, sono Diego. Condizioni dignitose. Sappilo. Vieni in negozio, ti prendi il kit completo di pulizia, sì, e di dare una passata. Li prendi tutti i prodotti. Tutti. Ultimo di oggi. Oggi siamo andati spediti. Beh, abbastanza. Ci sta. Così ne facciamo vedere di più. Manuel ci scrive: ciao ragazzi, ho visto che avete fatto il video delle collezioni dei fan. Vi seguo da Lione in Francia. Da Lione. E vi mando un saluto sperando di poter passare un giorno dal negozio per conoscervi di persona. Ti aspettiamo, Manuel. Sappiamo che da Lione comunque sono parecchi chilometri. Non preoccuparti, noi siamo qua tutti i giorni, quindi quando vuoi noi ti aspettiamo. E adesso reagiamo alla tua collezione che... Qui ce secondo n'è. Me, io che ho già guardato, già un spulciato. Po' spulciato, forse è la miglior collezione di oggi, che vedremo oggi. Ah, però. C'è molta roba. Allora, nella prima foto che vedete non si capisce bene quanta roba poi effettivamente c'è. Menzione però anche al packaging, vedo un sacco di sporte Nike per portare le scarpe. Sì, e soprattutto questa è una vetrina con un'anta, si vede con il vetro, dove non ci stanno più perché si vede sono tutte ammassate una sopra l'altra, perché si vede che era partito con due o tre scarpine e adesso poi non esagerato. Si sa più dove metterle. Giustamente, vedo quadro di Jordan, ma soprattutto vedo parecchi modelli da basket più tecnici, che adesso non soffermiamoci troppo nei dettagli perché ce ne andiamo sono avanti, tantissime, intanto. Parleremo di quelle un po' più importanti, diciamo. Qui vedo una bella collezione di Travis Air Max 1, ha sia quella Baroque Brown, sia quella Saturn Gold che si intravede dietro alla Baroque Brown. Ci sono anche le Reverse Mocha di dietro. Oltre alle Fragment che sono in bella vista, dietro ci sono anche le Reverse Mocha. Andiamo avanti. Vediamo qui sicuramente Jordan 4 Bread, l'ultima uscita, Jordan 3 Fire Red e Jordan 6 Carmine dietro. Sì. Ci sono anche dei modelli più da basket, Jordan un po' più, diciamo, tecniche. Si intravede una Lost and Found qui sì. Al volo, mezza solo una parte. Questi sono quasi tutti modelli da basket. Sì, Kobe. Penso siano da gioco. Sì, non su siamo questi. Troppo afferrati qui su questi modelli più tecnici da gioco. Anche qui vedo molti modelli più da running barra basket. Reparto Jordan 4. Reparto Jordan 4, qui ce ne sono di belle. Pine Green SB, Ama Manier, che secondo me sono nuove. DS, l'Ama Manier sì, c'è ancora vedo, il ciondolino con la busta. Vedo una Lightning dietro. Jordan 4 Lightning dietro nello una sfondo. Una Zen Master. E la Jordan 4 Zen Master. E là dietro secondo te nel cupo nel cosa buio. C'è? Nel buio. Manuel, scrivi nei commenti cosa c'è là dietro alla Lightning che non riusciamo a vederlo. Reparto Jordan 5. Jordan vediamo 5. La Jordan 5 in collaborazione con DJ Khaled, sempre che abbiamo visto nella collezione dello scorso ragazzo. Una Jordan 5 rosa. Ci sta. Questo è il reparto Jordan 5 visto meglio. E questa è quella del Principe di Bel-Air. Sì. Quella tutta colorata. E poi ci sono altre colorazioni. Quella nera, tutta nera, una bianca, una sembra una Fire Red. Troppe. Non si capisce bene. Ok, qui si intravedono invece... Ah, vabbè. Così, buttata lì. Ah, qui si intravedono nello scaffale delle Jordan 1 Low, Chicago, lì la Crimson Black Tint. Crimson Tint, e quella dovrebbe essere un Atmosphere Grey. Sopra le Jordan 1 Low si intravede la Nike Mach Attack, penso quella di Travis. Sì. Non si vede perché sono uscite tutte e due nello stesso momento e sono tutte e due uguali dello stesso colore, quella di Travis ha il logo al contrario. Queste però non due si sei vede. In grado di riconoscerle? Oddio, quelle di fianco alla Mach Attack non le riconosco, sembrano delle, qui c'è scritto Air Max, sono scarpe un po' più di nicchia, un po' più niente. Da tecniche. Nell'ultimo scalino ci sono due Ambush, la rosa e la fluo, sì. Due Air Force Mid, colori... non lo so, una Jordan 1 Spider-Man dell'ultima Jordan uscita Rai, e poi una chicca importante, una Travis buttata così sul tappetino Gotham.
una Jordan 1 di Travis. A farcire il tutto. Oltre alle scarpe, Manuel ci aveva inviato anche una gran bella collezione di magliette, quindi canottiere da basket. Di jersey proprio. Di jersey, sì. Tutte incorniciate e Manuel sicuramente è un grandissimo collezionista di Jordan e modelli da basket. Infatti non si sono visti altri modelli al di fuori di Jordan e Nike. Però sempre prettamente, cioè non ho visto Dunk Low particolari. Più OG. È più OG, ma più sulla fascia del basket, infatti si vede. Voto? Voto, secondo me, questa è una bella collezione da 9. Ti do il 9, ma solo perché non ho visto appunto anche altri modelli oltre al basket. Una varietà maggiore con altri modelli forse sarebbe stata... Io do 9 più perché ho visto la collezione di canotte da basket. E vista, per me avrà una stanza dedicata, sì, proprio sì, si vede che è un appassionato Manuel, e quindi il 9 più glielo do assolutamente. Tantissimi modelli. Tutte le Jordan dalla 1 alla 5, anzi alla 6, perché c'è anche sì, la Carmine. Ma anche altri modelli, secondo me, di Jordan. C'era, che c'erano poi non anche le Jordan visti. 10, 12, che noi non conosciamo bene, non siamo afferrati sulle colorazioni di Jordan, appassionato... oltre alle prime 5, che sono quelle un po' più importanti di nicchia. Cioè, qui si vede proprio che è una passione proprio riguardante tutto il mondo della pallacanestro e del... Sì. Quindi, tanta roba. La mia preferita di oggi. Questo video, raga, spero vi sia piaciuto, ma d'altronde i video delle reaction alle vostre collezioni vi piacciono veramente tanto. E a proposito di questo, se volete vedere la vostra collezione in uno dei prossimi video, dovete mandarcela sui nostri account privati di Instagram, li mettiamo qui in basso, non sull'account principale del negozio, perché sull'account principale del negozio siamo intasati di DM, quindi mandateceli nel privato, non riceverete risposta perché sarete in tantissimi, ma comunque noi ci guardiamo, le selezioniamo e poi le mettiamo nei nostri video. Chiudiamo il video perché è durato anche troppo, terminiamo qua. Dal BAT e il centralino è tutto, ci vediamo come al solito nel prossimo video.